La storia che voglio raccontarvi oggi è la storia di un ragazzo di montagna e del suo sogno. Verso cosa? Non si sa. Ma intanto, godiamoci questo viaggio nel vlog 005. Ciao ragazzi, oggi voglio portarvi lassù in cima, si chiama Pietra di Bismantova. È praticamente onnipresente nei miei video, però volevo portarvi sopra, in cima, fare qualche ripresa col drone per farvi vedere il panorama che vediamo, ma anche quello che non vediamo da lassù. Allora, questa è la partenza dalla foresteria San Benedetto, dove lavoro. E insomma, iniziamo la lunga salita. Questa è la scalinata che porta all'eremo. Ci passiamo davanti, è bellissimo. Già da qua il panorama è meraviglioso. Altra salita. Notate il dislivello. Tra poco arriviamo all'eremo, che è semplicemente meraviglioso. Questo qua, ragazzi, alle mie spalle è l'eremo della Pietra di Bismantova. Non vi faccio vedere l'interno perché, se siete curiosi, venite qua e lo andate a vedere internamente. Io l'ho già visto, è veramente una chicchetta, a parte che abitando veramente vicino l'ho visto tantissime volte. Però proseguiamo il nostro percorso verso la Pietra di Bismantova. Per arrivare su circa ci vogliono 25 minuti. 30. La parte più difficile l'abbiamo fatta, che è quella dietro, e tutto il percorso più o meno è così, un falso piano, non c'è nulla di eccezionalmente difficile, ma il panorama è meraviglioso. Riflessione puramente personale, ci sarò stato circa neanche 10 volte, secondo me, sulla sommità in 30 anni, 36 di vita mia. E perché spesso le cose che hai belle vicino a te non le valorizzi. Che poi, se dovessi scegliere fra registrare un video in casa davanti al computer, ok, fatica zero, però cavolo, qua all'aperto si fa fatica, ma c'è il sole, l'aria pulita, non ti fanno male gli occhi, anche bene alla salute. Quindi 100-0 se potessi, sempre così, ma non è mai così. Allora, scorcio di panorama. Vi faccio vedere la patria di Mattia Toni, dove sono nato, cresciuto, vissuto, probabilmente ci morirò anche. Castelnuovo nei monti, la mia patria. La fortuna vuole che sia tornando fuori il Zole, e con il Zole
le riprese col drone saranno meravigliose, spero. Non ho visto neanche uno scalatore oggi, di solito è pieno. Guardate, tutte le strade sono contrassegnate da numeri del male. Il 697, per chi non lo sapesse, è il percorso ad anello della pietra. Correggetemi se dico cazzate, mi raccomando, però dovrebbe essere così, anche perché lo dico a tutti i clienti da anni. Se non fosse così, povero me. Direi che manca poco ormai. Non so se potete vedere, ma lì c'è l'ultima salita prima di arrivare sulla sommità della pietra di Bismantova. Voilà! Fatta da gradoni, sassi, sassi e gradoni. Questa è l'unica parte, diciamo, un po' impervia, ma si fa tranquillamente, piano piano. Non so se si vede, ma è questa qua. È ripidissima, ma è bellissima. Quella che vedete qua è l'ultima parte. Sono delle funi per aggrapparsi ai lati, ma è fattibilissimo, fidatevi. Ci vediamo in cima, perché non so se riesco a filmare tenendomi aggrappata alla corda. Ci provo, ma non ve lo assicuro. Non so cosa ho inquadrato, però spero che abbiate avuto una minima idea di come sia la salita. Siamo arrivati in cima. Sulla sommità. Questo è il pratone, ma adesso ci spingiamo più su per andare non verso il bordo, però vicini, vicini, vicini. Sembra facile, ma io faccio fatica. E come potete osservare, la vegetazione è totalmente cambiata. Non è vero, è uguale, sono solo 100 metri circa di dislivello, non è cambiato niente, però mi sentivo molto in modalità Piero Angela. Come potete vedere, lungo questo percorso abbiamo un sentiero. Questo sentiero ci porterà verso la sommità della pietra di Bismantova. È infinito, non mi ricordavo che fosse così lungo. Non so quanto ci ho messo, non voglio guardare. Però ne varrà la pena. Lo scoprirete nella prossima puntata di Il Vlog 005, penso, di Mattia Toni. O 004, ma arrivati sulla sommità vi troverete a un bivio, a una scelta di vita. Prendere la strada verso destra o prendere la strada verso sinistra, non importa, tutte e due portano vicino alla sommità. Quanti moscerini. Siete pronti? E tarà! Questo. Io non mi avvicino di più perché ho una paura matta. Però ragazzi, siamo finalmente giunti sulla sommità della pietra di Bismantova. Ci resta solo una cosa da fare: avviare il drone e fare qualche ripresa devastante.
takeoff. Hold point updated. Che avete appena visto vi siano piaciute. Io mi sono dovuto sedere perché soffro di vertigini e anche solo guardare il drone verso il basso per me è uno, come si dice, sconvolgimento, una sconvulsionissima. Grazie per essere rimasti fino a questo punto. Spero sempre che il video, come ho detto prima, vi sia piaciuto. Comunque, per chi non fosse mai venuto, per qualsiasi informazione scrivete sul video, che nel caso, se posso, vi aiuto in qualsiasi modo. Per chi viene anche dall'estero, è un posto assolutamente da visitare, l'unica montagna piatta d'Italia, piatta. Personalmente mi sono divertito un sacco, ho passato un bel pomeriggio, due orette circa fra andata, ritorno e sdronata. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao raga. Vado, vieni. C'è un cane. Ciao. Ciao.